Buongiorno a tutti, ben ritrovati con le nostre quattro chiacchiere con i finalisti del premio letterario Alasso 100 Libri, un autore per l'Europa. Siamo in compagnia oggi del presidente della giuria tecnica, presidente della giuria del premio letterario, il professor Gianluigi Beccaria, e con Maurizio De Giovanni, uno dei cinque finalisti, con L'equazione del cuore. Edito da Mondadori, chiedo subito la prima domanda d'obbligo. Intanto benvenuti e buongiorno. Buongiorno. Chiedo subito a Maurizio Di Giovanni un riassunto della trama del libro, appunto, L'equazione del cuore. Sì, buongiorno a tutti. Magda, mi lasci dire innanzitutto che sono abbastanza confuso e molto orgoglioso di essere qui. Molto orgoglioso ovviamente per la condizione di partecipante a questo premio così prestigioso e importante. E confuso perché non sono proprio uno dei premi letterari, io sono un altro tipo di scrittore, quindi è una situazione per me nuova e non particolarmente comoda, ecco. Quindi grazie per avermi voluto qui e chiedo scusa fin d'ora per la poca attitudine, diciamo, a questo tipo di dialogo. L'equazione del cuore è una storia che io avevo dentro da molto tempo. E volevo scrivere, che mi era venuta in mente una decina di anni fa, facendo le mie ricerche per scrivere i libri del commissario Ricciardi, che sono ambientati negli anni 30. E mi sono imbattuto in questa figura, il Paul Dirac, un matematico inglese che vinse il premio Nobel nel 1933 e che aveva un carattere molto chiuso, molto scontroso. Lui era uno per il quale i compagni di studi di corso a Cambridge avevano inventato il Dirac, che era un'unità di misura per cui uno diceva una parola al giorno, questo per dare l'idea della mentalità del soggetto, insomma. E questa persona mi era rimasta abbastanza in mente e nel corso degli anni, attorno a questo nucleo, si è composta un po' una storia derivante dalla solitudine. Massimo De Gaudio, che è il protagonista, è un professore di matematica in pensione, è un professore di matematica di liceo. Lui si è ritirato a Procida, in una frazione di Procida abbastanza isolata, quindi vive in una casa isolata, in un luogo isolato di un'isola, il che la dice lunga sul soggetto, perché lui è uno che, rimasto vedovo una decina di anni fa, ha di fatto tagliato i ponti col mondo. Lui vive, va a pesca, bada a se stesso e studia la matematica, che è la sua grande passione. Ha una figlia, questa figlia ha sposato un giovane industriale del nord. Con questa figlia lui ha il rapporto limitato a questa telefonata la domenica. Come va? Stai bene? Sì, sto bene, il bambino sta bene, tutto a posto. Ha un figlio, questa figlia, quindi c'è un nipotino, che ha 9 anni, che si chiama Francesco. E questi, la figlia e il nipote, Massimo li vede soltanto d'estate per una settimana, in cui il bambino lo accompagna in silenzio a pesca. Si siede buono buono da parte, lo guarda pescare e non dice niente. Un giorno, un brutto giorno, all'alba, come sempre accade, arriva a Massimo una telefonata che è il grande terrore di ogni genitore, in effetti, no? Lo avvertono che c'è stato un incidente. In questo incidente la figlia e il genero hanno perso la vita e il bambino è in gravi condizioni, quindi gli si chiede di andare urgentemente in questa città del nord per stare vicino al bambino. E da lì comincia un po' la storia, questo nonno, che non è mai stato nemmeno padre, quindi è tantomeno nonno, si ritrova proiettato in una realtà che non conosce, di cui non ha alcuna cognizione, ma che è necessario penetrare per capire che cosa sia successo in realtà, cosa sia successo in realtà alla figlia e in che maniera lui può essere di aiuto a questo nipotino che è tenuto in coma farmacologico in attesa che si possa riprendere. Quindi, diciamo, in linea di principio la trama dell'equazione del cuore è questa. Buongiorno De Giovanni, mi fa piacere, molto piacere incontrarla. Lei è uno scrittore, ha detto delle cose di una modestia, insomma, è uno scrittore molto noto in Italia, in Europa,
è stato tradotto in varie lingue, è noto, notissimo, al grande pubblico, come sceneggiatore, come drammaturgo e come scrittore di gialli, soprattutto in passato, Il senso del dolore, insomma, ricordo L'inverno del commissario Ricciardi, credo che siamo negli anni 2007, se ricordo bene. Poi l'altro, La condanna del sangue, segue La primavera del commissario Ricciardi, tutta una serie. Questo ultimo romanzo, L'equazione del cuore, conserva questa struttura, ne parleremo, questa struttura insomma molto, molto articolata, ricca di andirivieni e di sorprese, perché ha la struttura di un'inchiesta, tutto sommato, Massimo, che come diceva prima l'autore, è vissuto sino a ieri in questa sua isola meravigliosa, Procida appunto, pensando al mare, in mezzo alle brezze di quest'isola, dedicandosi alla pesca, insomma, in un mondo armonico, vissuto con un suo disincanto. Dopo questa telefonata a cui lei accennava, insomma, viene coinvolto, che coinvolge la famiglia, la figlia, il genero, il bambino. Questa telefonata, insomma, è vissuta, qui lo mette molto bene in rilievo l'autore, come se fosse un disturbo, un fastidio, no? Una rottura degli equilibri, del suo quotidiano, no? Del suo quotidiano, della sua vita armoniosa. E questa variabile tormentosa che si introduce, nella sua equazione, ecco, usiamo, nella sua equazione fredda, equazione fredda, lui che non era toccato, tutto sommato, nel cuore, prima lui pescava, calcolava il moto del mare, delle onde, il movimento dei branchi di pesce azzurro, e questo non è indifferente perché lo porta in suo, ci è stato citato Dirac prima, penso al nostro premio Nobel, insomma, a Parigi, ecco, nel problema matematico e scientifico della complessità, la complessità del movimento, che è quella del pesce azzurro e dei branchi del mare, che è quella del volo degli storni che Parigi ha studiato. Ecco, la rottura di questo equilibrio freddo produce, e questo è un po' il nucleo del romanzo, produce nel protagonista, in Massimo, una crescita emotiva. Un cambio che è inaspettato, insomma, che per lui è completamente nuova, finalmente dolcemente umano diventa, insomma, mentre prima era così staccato, no? Così staccato. E alla fine poi è stato citato di questo grandissimo matematico, sì, che era un solitario, ma anche un uomo bizzarro, un uomo che amava correre a 300 all'ora, insomma, sulla macchina, arrampicarsi vestito di nuovo col suo vestito, arrampicarsi sugli alberi, faceva delle cose, ma questo non c'entra, però Dirac viene fuori alla fine, molto chiaramente, che è stata, ha detto Giovanni, la sua lettura prima, nel senso quello che l'ha spinto anche, e porta Massimo a scoprire, lo dice alla fine, a pagina 236, che noi siamo con gli altri, cosa che non lo era Massimo all'inizio, con gli altri profondamente connessi, in una sorta di siamo interdipendenti, non siamo indipendenti, siamo connessi con gli altri, l'uno con l'altro, quindi percorriamo la vita e le strade della nostra vita insieme in maniera inaspettata, ci dirigiamo, percorriamo strade nuove che non ci aspettiamo, è quello che succede a Massimo, è quello che l'autore, che Giovanni fa. E quindi questo ripescare questo nipote, che lui tutto sommato non è che fosse indifferente, ma questo ripescarlo dal buio, perché era entrato in coma il ragazzo, ripescarlo dal silenzio, porta ad un contatto
così molto, molto dolce, molto. E il romanzo ha questa struttura, di questa, non so se ho visto bene, se ho letto bene, questa progressione disegnata dall'autore, da De Giovanni, in maniera molto attenta, molto, molto, molto accurata. Insomma, questo uomo che non aveva contatto con la sofferenza, no? Che non aveva contatto col dolore, che non aveva mai frequentato il dolore e viene coinvolto in questa tragedia che lo cambia nel profondo. E questo, insomma, non è un giallo soltanto, dico, ho parlato di giallo perché la struttura ce l'ha, uno si aspetta a un certo punto come mai l'incidente, ma però il nucleo è questo, il nucleo è profondamente, ecco, psicologico, dall'equazione fredda si passa all'equazione del cuore. Quindi, insomma, un romanzo che mi ha molto coinvolto, come anche altri di suoi connazionali, perché l'hanno dei napoletani questo, e nella Cinquina ci sono tre bravissimi, io amo molto per esempio Longo, che anche con lei È in Cinquina, bellissimo. e così Marrone, un'altra napoletana, Gli quindi l'hanno del corpo, straordinari, sì. è stato, è tutto casuale, insomma, ma Sì. lo volevo ricordare. Sì, io devo dire, senza nulla togliere agli altri partecipanti, Matitti e Andrei sono di straordinario valore, sono voci narrative importanti di una città che racconta se stessa in maniera costante, cioè Napoli, e non è una novità, anzi, in tutte le epoche, della letteratura italiana, degli esponenti, fantastici e polifonici soprattutto, cioè che riescono a raccontare in maniera molto differente. La lettura, la sua lettura, professore, di cui la ringrazio ovviamente, è assolutamente precisa. Io devo dire, un po' di trama mi è scappata, nel senso che non so scrivere senza, e quindi diciamo un mistero, ancorché non un poliziesco, ancorché senza un colpevole, ancorché senza un delitto, io volevo anche che ci fosse la scoperta. Perché io credo che l'indagine, lato sensu, cioè l'indagine in senso ampio, sia un po' il motore che ci deve essere in ogni narrazione, cioè ogni narrazione deve portare il lettore a scoprire qualcosa insieme all'autore, insieme ai personaggi. Cioè c'è una, diciamo una necessità di coinvolgimento, e questa necessità di coinvolgimento è spesso nello svelamento di un mistero, o in quello che si pensa possa essere lo svelamento di un mistero. Quindi, diciamo, volevo che il professore, in maniera inconsapevole e anche in maniera grossolana, essendo lui poco adatto all'interazione con il resto delle persone, cioè non è uno che vuole parlare o che ama parlare con la gente, ma volevo metterla nella condizione di avere questa necessità per ottenere, dal punto di vista proprio scientifico, tutti gli elementi che gli servono per risolvere la questione del bambino. Cioè, lui vede il bambino che giace in quel letto attaccato alle macchine come un mistero, come qualcosa da risolvere, come un'equazione, e deve trovare gli elementi necessari per risolvere questa equazione, non capendo all'inizio, ma capendolo alla fine, che lui sta risolvendo anche se stesso. Cioè che l'equazione è un sistema di cui lui è un termine. Lui stesso è un termine. E così come Parisse dice nella sua meravigliosa teoria che l'ha portato a vincere il Nobel, ogni elemento è in collegamento con gli altri. Non esiste un elemento che possa dirsi scollegato dagli altri che compongono il sistema vita. Quindi io sono contento di averlo scritto, dico la verità. Era primo perché è una storia che hai nella testa. Occupa spazio e quindi a un certo punto devi sbarazzartene. Quindi era necessario per me scriverla. Poi perché, come sempre mi accade, io mi sono molto affezionato ai personaggi e soprattutto al bambino, perché quel bambino che pure non dice niente, che pure non parla praticamente per tutto il romanzo, è un protagonista attivo, molto attivo, è il motore centrale, immobile di tutta la narrazione.
anche questa fine del romanzo, insomma, questa telefonata ultima che si allaccia alla prima telefonata e che insomma non dice, ma si capisce come finirà, è volutamente così sospesa, ecco, è uno dei più bei romanzi del Novecento, lo sappiamo, quest'anno c'è il centenario suo, è la questione privata di Beppe Fenoglio, no? E non si sa se muore, non muore, Milton, eccetera. Quindi questi romanzi che poi chiudono così in maniera sospesa, ma evidente, è anche una delle trovate, insomma, sue molto Sì, io quindi. volevo chiuderlo con il cambiamento della vita, perché in quel momento, qualsiasi cosa sia accaduta, la vita di Massimo non sarà più come prima. Quindi ho voluto chiudere nel momento in cui la sua vita sta per cambiare in maniera radicale. Siamo tutti molto felici che lei sia nella cinquina di questo premio Alassio, che ecco, in questi ultimi anni evidentemente ci siamo sentiti moltissimo, noi dico giurati e trovati anche per via del Covid, insomma, però ci siamo anche più di prima confrontati in una giuria, tra l'altro, che si trova, insomma, qui che ho l'onore di presiedere, con la quale mi trovo benissimo, anche perché si tratta di persone che io, ecco, stimo moltissimo, di persone molto, molto. E poi, insomma, come uno di quei premi che, come tutti, insomma, in particolare, oggi c'è, vale la pena di leggere, è uno dei privilegi dell'umanità che bisogna propagandare, che bisogna gelosamente custodire, che bisogna. E quest'anno, insomma, siamo stati, dicevo, particolarmente fortunati. Una cosa che volevo, cambiamo, magari poi torniamo a Rolando, che mi incuriosiva. Lei sa che io sono di formazione, insomma, un linguista che è molto appassionato, insomma, a questi temi Questo dei dialetti, delle lingue, eccetera. E so che lei si occupa, anzi presiede, mi pare, un comitato scientifico che salvaguardare, insomma, valorizzare il patrimonio linguistico napoletano. Ecco, io sono molto interessato alle iniziative, magari se vuole rapidamente accennare che molto avete volentieri, in molto corso, volentieri. perché sono molto legato a Napoli e ai miei colleghi, storici della lingua come me, da De Blasi a Rita Librandi. Ho passato delle giornate bellissime quando ho ricevuto il premio Napoli, mi sono trovato tutta questa città con queste gigantografie di fotografie, insomma, poi ho Nicola e Rita fanno parte del comitato tecnico-scientifico. Io Nicola, ecco. sono, sì, fanno parte del comitato, sono, diciamo, le colonne portanti. Io ho, diciamo, più che altro una funzione mediatica, diciamo, sono un po' quello più noto al grande pubblico e quindi, diciamo, vengo utilizzato ultima ruota del carro per diciamo, sostenere le iniziative che derivano da una legge regionale che determina l'istituzione di questo comitato e stanzia anche una cifra per diciamo, promuovere iniziative che siano a sostegno di un patrimonio linguistico che non si deve perdere, che è stato ed è vivo, perché il napoletano è una lingua che anima, per esempio, molti generi musicali in cui si scrivono poesie, tuttora vengono pubblicate, che è la lingua con cui parla in maniera primaria un popolo di diversi milioni di individui. Quindi è assolutamente da conservare. Esiste una letteratura, come lei insegna, professore, in lingua napoletana, che parte da Basile,
forse, ma anche precedentemente a Basile, e che dal 600 quindi a oggi vede grandissimi autori. Io non devo ricordare, non sta a me ricordare Libero Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore Di Giacomo, Matilde Serao, Scalfo Edoardo Scalfoglio, ma potrei continuare a lungo, insomma, fino ad arrivare a grandissimi autori che scrivono, e drammaturghi, penso a Enzo Moscato, penso a Borrelli, penso a tantissimi autori che scrivono tuttora in napoletano. E quindi, diciamo, la salvaguardia di questa lingua, lungi dall'essere un allontanamento dall'italiano e dalla frequentazione dell'italiano, è la conservazione di un'identità, di un aspetto identitario molto forte, che non si deve perdere, perché, come diciamo sempre, la diversità è una ricchezza, è la disuguaglianza che è un problema, ma Certo. la diversità è una ricchezza e come tale va salvaguardata. E difatti, questa lei parlava della melodia, insomma, del napoletano, e questa melodiosità si rispecchia anche in certi scrittori. Io amo moltissimo, come immagino, amiamo tutti, insomma, la Capria, no? La Capra per la Capria. E questa melodia che poi si trasforma in questo suo italiano tutto sommato poi semplice. Lui ci ha parlato dello stile dell'anatra, ricorda, no? Dice sì, noi dobbiamo scrivere come l'anatra che corre sulla superficie dell'acqua, ma sotto, con le zampe, lavora e ci lavora, perché la Capri è uno di quelli che, insomma, che sulla sua lingua ha lavorato tanto. No, ho parlato di queste cose, parliamo di queste cose, perché quella mistione come faceva Longo, per esempio, per citare un altro, di lingua e di dialetto, che lei non pratica volutamente, se non con. Ecco, cosa ne pensa? Forse io penso che oggi sia una scelta stilistica in calo, a parte il caso Camilleri e Seguaci, eccetera, ma voglio dire, forse ecco, questa mistione di lingua e dialetto che è stata molto presente, insomma, in tantissimi scrittori, non soltanto napoletani, e piemontesi in primo luogo, pensiamo da Pavesa, Fenoglio, eccetera, eccetera. E lei non è mai stato tentato, lei napoletano, da questa, ecco, da Io questa. mi diverto a scrivere per il teatro e nel teatro diciamo il dialetto è utilizzabile meglio perché la mimica dell'attore rende sempre comprensibile quello che sta dicendo anche a latitudini in cui diciamo la frequentazione del dialetto è ovviamente diversa e renderebbe meno comprensibili le cose che uno dice. Io scelgo di non utilizzare il dialetto perché racconto storie. Raccontando storie, quindi privilegiando le storie, e quindi la trama, lo svolgimento, ritengo che l'utilizzo del dialetto sarebbe di inciampo nella fluidità della lettura. Quindi, per rispetto, avendo per molta fortuna lettori di un po' dovunque, quindi non essendo letto soltanto qui. Io credo che utilizzare il dialetto sarebbe una maniera di mettere un ostacolo alla comprensione del lettore. Quella che uso molto è l'inflessione, cioè io faccio in modo che i miei personaggi, soprattutto negli anni 30, meno colti, si capisca che loro stiano pensando in un'altra lingua e che debbano tradurre. Far utilizzare correttamente un congiuntivo a un carrettiere del 1930 significherebbe rendere il personaggio irreale, significherebbe allontanare il personaggio dall'immedesimazione del lettore. Preferisco farlo parlare come quelle persone parlavano cercando di parlare italiano, quindi rendendo perfettamente il modo in cui il personaggio debba tradurre prima di parlare con persone di un livello che ritiene o percepisce di un livello culturale diverso. Quindi diciamo io utilizzo molto l'accento, l'inflessione, molto più che il dialetto. Il dialetto è
complesso. Il nostro dialetto napoletano ha una lingua napoletana, ha parole greche, russe, perfino tedesche, spagnole, francesi, quindi lontane dalla stessa parola in italiano. Non posso far dire che sombola, intendendo albicocca. Perché molti lettori non napoletani non capirebbero che cosa si intende perché sombola e quindi utilizzo l'inflessione napoletana molto più del dialetto. E ha ragione De Giovanni, perché oggi il pubblico dei lettori si è enormemente allargato, insomma, e quindi certi autori nostri che in passato, insomma, hanno premuto sulla presenza, ecco, vernacolare, dialettale nella loro narrativa, oggi porrebbero dei problemi, per esempio in particolare alle nuove generazioni. Insomma, quindi questo libro, per tornare al libro Le pressioni del cuore, è uno di quei libri che si leggono, come si dice, d'un fiato, nel senso che non ci sono degli inceppi, insomma, di questo tipo. De Giovanni in questo romanzo cerca di, mi sembra di, ha cercato, beh, di costruire, si capisce, come sempre fa, insomma, una trama anche molto articolata, molto complessa, ma soprattutto di andare all'anima delle cose, insomma, all'animo di Massimo, a vedere, come si diceva prima, questo suo progressivo mutamento, questo suo rapporto con gli altri. E quindi è proprio più che la trama, ecco, che c'è articolata, dicevo, molto non complessa, insomma, ma più che la trama conta questo approfondimento progressivo, ecco, della sua interiorità, del suo rapporto con gli altri, con gli altri. Quindi, no, è un romanzo che si legge, come dicevo, non soltanto per vedere come andrà a finire, ma si legge perché scorre. È molto accentuato, ecco, ma volutamente, magari questo potrebbe essere accentuato, questo, ma volutamente accentuato, questo, ecco, pensiamo al paesaggio, insomma, la solarità, l'armonia di Procida e di questi luoghi meravigliosi, e il paesaggio a volte è, anzi, spesso così nebbioso, ostile, freddo, che Massimo, in maniera inaspettata, ecco, incontra al nord. E questo è molto accentuato e certamente voluto. Sì, mi serviva un po' di solitudine e di silenzio, professore. Noi qui abbiamo tante cose nella mia città, ma siamo sprovvisti sia di solitudine che di silenzio. È molto complicato trovare un luogo solitario e silenzioso nella mia città. Quindi volevo un luogo che fosse, diciamo, emblematico della difficoltà di penetrare un certo tipo di società. Io sono convinto che ci sia una differenza di fondo tra le città di mare e le città con le mura. Le città di mare sono istintivamente portate ad accogliere. Dal porto e quindi dal mare arrivano ricchezze, commerci, clienti, compratori, e quindi siamo portati, tutti noi che viviamo nelle città di mare, istintivamente ad essere aperti all'arrivo degli altri. Le città con le mura, invece, nascono per difendersi. Le mura sono fatte proprio per tenere lontani banditi, briganti, pirati, le città vicine che hanno delle ambizioni di invasione. E questo comporta la creazione, la sedimentazione di una mentalità difensiva, cioè di una mentalità portata a essere chiusa in se stessa. Io volevo mandare Massimo, che di per sé non è uno portato a comprendere gli altri, a cercare il contatto con gli altri in un luogo che era come lui, cioè chiuso, che non voleva essere concepito. Quindi l'insistenza sui paesaggi serviva proprio per far capire al lettore, per far immedesimare il lettore in questa condizione. Cioè,
questa difficoltà di rapporto, questa difficoltà di confronto, questa difficoltà di dialogo, al limite dell'impossibilità di dialogo, che c'è tra un personaggio che ha quelle caratteristiche e un luogo come quello. Questa città padana, non identificata, che vive dell'industria di cui Massimo di fatto sarà l'erede, perché l'erede sarà il bambino, ma Massimo è il tutore legale di quel bambino, in una condizione in cui questa comunità deve interagire per forza con chi sarà il datore di lavoro teorico di tutta la comunità, ma che non gradisce affatto l'intromissione di un personaggio del genere. Io sono del nord, ma amo, sono sempre al sud quando posso. Sono arrivato dalla Grecia, come faccio ogni anno. Amo Napoli, quindi voglio dire, però questo contrasto che lei ha fatto nel paesaggio è fondamentale, come appena detto, perché non è un paesaggio cartone messo lì, insomma, è un paesaggio che entra nella storia che lei racconta, quindi sì, mi sì. Sembra voluta e efficace, insomma. In relazione a quello che diceva prima Maurizio Di Giovanni, quando parlava di questo bambino che è un protagonista a tutti gli effetti, anche se non dice nulla, in realtà non è neanche proprio così, perché c'è una specie di mantra che ricorre nel corso del testo, che è: io sono Petrini Francesco, di anni 9, signor pescatore, detto Checco. Questa cosa ritorna più e più volte nel testo, proprio a sancire una presenza. Sì, anche una distanza, se vogliamo, nel senso che questo bambino che ha una sorta di idolatria per questo nonno, che vede così serio, così bravo nella pesca, che ha questa idolatria nei confronti di questo nonno, che gli dà lei, a cui dà lei, insomma, quindi diciamo a stabilire una distanza formale che è uno scherzo, un piccolo scherzo fra nonno e nipote, ma che dice molto, perché crea una barriera ulteriore all'interazione fra questi due personaggi. Ripeto, io ho provato molta tenerezza per questo bambino, sempre mi succede, ogni volta che maneggio la difficile materia dell'infanzia nei miei racconti. Io poi parlo di crimini nella mia maniera di raccontare, diciamo, mainstream, principale, e quindi parlando di crimini spesso io mi trovo a parlare di crimini nei confronti dei deboli, le donne, gli anziani e anche i bambini. Devo dire che quando si parla di crimini nei confronti dei bambini, credo che tutti noi condividiamo questa situazione, viviamo in maniera diversa. Io pensavo recentemente a questa terribile morte di questa bambina lasciata sola per 6 giorni dalla madre, incredibilmente, che è morta di stenti, no? Io credo che al di là della miseria di una persona che può porre in essere una cosa del genere, però in tutti noi il colpo è più forte quando si parla di infanzia. Lo diciamo sempre, no? Una società si giudica da come tratta la propria infanzia, e credo che da questo punto di vista noi stiamo facendo dei clamorosi e clamorosi passi indietro, per cui quando anche nella narrativa, perché poi le storie vanno, colpiscono più di qualsiasi teoria, le storie rimangono dentro, le storie creano una mentalità molto più di quanto possa fare un colto dibattito. E scrivere di questo e scrivere in maniera accurata possa essere un piccolo contributo che gli scrittori devono dare alla creazione di una maggiore attenzione nei confronti dell'infanzia. Io ho letto, mi è capitato di leggere alcune recensioni al suo libro, e non so se è stata una dichiarazione sua o credo di sì. Lei deve aver detto in qualche occasione che questo è il libro a cui da tempo pensava e che avrebbe sempre voluto scrivere. Ecco, perché? Sì, è così. Innanzitutto perché, ripeto, io mi sono imbattuto in Dirac molto, molto tempo fa, e quindi, diciamo, ha abitato dentro di me questo discorso di questa equazione bellissima, perché
l'equazione di Dirac dice che due sistemi, riferita alla fisica delle particelle, dice che due sistemi, una volta entrati in contatto, anche se separati, continuano per sempre a risentire l'uno dell'altro, tanto da non poter essere più giudicati due sistemi distinti. Pur essendo una descrizione matematica, io la trovo bellissima dal punto di vista dei sentimenti e delle relazioni umane, perché penso che un'amicizia profonda, un amore, un rapporto di parentela, di consanguinità, non possa più essere dimenticato, non possa più essere allontanato, non c'è più l'ipotesi di una separazione fra questi sistemi che fanno parte di questa amicizia, di questo amore, cioè la contiguità non può essere più dimenticata. E questo è bellissimo, quindi è un libro che sì, è un romanzo che avrei sempre voluto scrivere. Io confesso, avevo paura anche, perché è un romanzo diciamo che non ha certe caratteristiche per i lettori che sono abituati più volte all'anno a incontrare le mie storie, e avendo certe caratteristiche, diciamo, temevo che incontrare questa storia per i miei lettori potesse essere in qualche modo spiazzante. Invece devo dire che oggi che questo romanzo ha ormai, diciamo, diversi mesi di vita, posso dire che al di là del successo di vendite, di cui ringrazio i lettori come sempre, ma devo dire che ha incontrato anche molto affetto da parte dei lettori, ha incontrato un sincero, amore da parte dei lettori, per cui ancora adesso io ho la soddisfazione di avere lettori che mi chiedono notizie di questo romanzo, mi chiedono storie ulteriori o racconti. Questo è molto bello, credo che sia estremamente gratificante per un autore. Un'ultima curiosità, ma insomma. Naturalmente, chiedo scusa, professore, Sì, no. l'attenzione di questo premio letterario è di per sé un enorme riconoscimento e una gratificazione. Quindi, anche trovarmi qui, in questo contesto, a parlare con voi, nella prospettiva di vederci agli inizi di settembre alla Lazio, è un bellissimo momento per me, quindi anche di questo devo ringraziare questo romanzo. Sì, ci si vedrà presto, insomma, i primi di settembre sono vicini. Sì, è un premio, tra l'altro, che è stato guidato anche negli anni passati da persone, tra l'altro una è mancata, molti anni, da Lorenzo Mondo, se ricorda, da Ferrero, insomma, e tanti scrittori sono stati premiati a questo premio che, insomma, ha una illustre e importante tradizione. No, un'ultima curiosità, dicevo, questo alternarsi di capitoli scritti in tondo e quelli scritti in corsivo, ecco una curiosità e una domanda che molti certamente l'avranno già fatto. Come l'ha concepito? Io Perché lo fa? faccio sempre così, separo un po' i flussi di coscienza dalla narrazione pura. Faccio in modo che sia anche visivamente percepibile in maniera immediata che sto andando da un'altra parte, sto andando in un altro piano temporale o semplicemente all'interno dei personaggi. Mi trovo bene io a vederlo da lettore, quando mi capita, quindi cerco di farlo anche da scrittore. Questo è un libro che vale la pena di leggere, L'equazione del cuore, che si legge volentieri, che si legge di un fiato, in cui si rimane coinvolti, legati a questa figura non soltanto del protagonista, ma anche, come diceva prima, del bambino, insomma. E quindi è un libro che vuole andare all'anima delle cose, non soltanto, ecco, costruire una trama, come lei sa fare sempre benissimo, insomma, e ha fatto nei suoi romanzi precedenti. E più che appunto costruire una trama, affrontare un tema. E il tema qui c'è, è fondamentale, mi sembra che sia stato svolto in maniera molto articolata, molto approfondita, molto ben fatta.
E quindi non rimane che ringraziarla per questa lettura. Grazie a lei, anche incontrarla è un'ulteriore gratificazione, quindi la ringrazio tanto, professore, ringrazio Magda e ringrazio il premio Lassio per esistere innanzitutto e per fare quest'opera di diffusione letteraria straordinaria e anche per avermi ricompreso quest'anno tra i partecipanti. Allora, io ringrazio entrambi, ringrazio Maurizio De Giovanni, ringrazio il professor Gianluigi Beccaria, do a tutti l'appuntamento, quindi non solo a noi tre, ma anche agli altri finalisti, a tutta la giuria tecnica e soprattutto al pubblico, do appuntamento al 3 settembre in Piazza Partigiani ad Alassio, dove ci ritroveremo per la finale del premio Alassio 100 libri, un autore per l'Europa. E nulla, l'invito è ovviamente quello a leggere l'equazione del cuore per scoprire che poi la matematica e i sentimenti non sono poi due realtà così distanti tra di loro, anzi, tutt'altro. Grazie a tutti e buona giornata. Buona giornata a tutti. A presto.